Bentrovati al Notes di Antenna 3. Vediamo subito insieme, come di consueto, le curiosità di questa puntata. Nel 1964 venne inaugurato il traforo del Gran San Bernardo. Una delle prime grandi opere del miracolo italiano fu la galleria di quasi 6 chilometri che metteva in collegamento la Valle d'Aosta con il canton svizzero del Vallese. Il primo traforo autostradale attraverso la barriera alpina aprì un fondamentale varco verso l'Europa. Fu inaugurato alla presenza delle massime autorità italiane ed elvetiche. Si trattava del primo traforo stradale alpino rivestito da uno spesso strato di cemento armato e strutturato in un'unica carreggiata con due corsie di marcia a doppio senso. I veicoli che vi transitavano erano tenuti al pagamento di un pedaggio calcolato in base alle diverse tipologie. La barca è più sicura nel porto, ma non è per questo che le barche sono state costruite. Paolo Coelho. La curiosità del territorio di oggi ci porta a Padova. La tomba di Antenore è un'edicola medievale che, secondo la leggenda, dovrebbe contenere le spoglie del mitico fondatore di Padova. Il monumento è posto oggi in piazza Antenore, davanti all'edificio della prefettura. Antenore, l'eroe troiano che secondo la leggenda fondò Padova e diede inizio alla stirpe dei Veneti, è una delle figure più misteriose e affascinanti della mitologia classica. La maggior parte delle fonti greche e latine lo dipinge come un vecchio savio, fautore della pace tra gli Achei e i Troiani. Dopo la presa di Ilio, egli avrebbe fatto rotta verso l'Alto Adriatico, dove si sarebbe stabilito insieme ai suoi compagni e agli Eneti, un popolo di cavalieri giunti dalla lontana Paflagonia. Tomba di Antenore, nella sua collocazione originaria, e lavori di demolizione degli edifici circostanti avvenuti nel 1937. Alcuni studiosi ritengono che i resti possano essere attribuiti ad uno sconosciuto militare di origine ungarica che trovò la sua fine in una delle battaglie del IX secolo. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci.